Ha ospitato l'ospedale di Teramo per tanti anni, poi è arrivata all'università e lo ha acquisito come rettorato. L'edificio storico, risalente agli anni 30 di Viale Crucioli, sarà riconvertito in una moderna casa dello studente: una residenza con 300 posti letto, di cui 200 riservati agli studenti e all'università e 100 messi sul mercato oltre a palestre e spazi di aggregazione, un progetto la cui realizzazione vede insieme Università Provincia di Teramo e Azzu. Ma entrando nello studio di progettazione dell'azienda per il diritto allo studio di Teramo si scopre che a riprogettare la futura dimora universitaria sono quattro giovanissimi professionisti neolaureati che l'Azzu ha selezionato attraverso un bando di tirocini formativi, quattro giovani brillanti cervelli abruzzesi che stanno ripensando il più importante progetto di riqualificazione urbana di Teramo degli ultimi decenni. Quando sei stato chiamato per questo progetto, a cosa hai pensato? Ma guarda, fondamentalmente è stata anche una cosa un po' fortuita perché l'ho scoperto casualmente su internet, ho mandato la richiesta, dopo mi era anche un po' passato di mente perché stavo facendo l'esame di Stato, quindi poi improvvisamente è riuscita questa notizia. E quindi ci ho preso l'occasione al volo. Io curo prevalentemente la parte architettonica, che è anche la parte che mi interessa di più. E comunque tutti quanti diciamo diamo il nostro contributo e ci consultiamo ogni volta per, per prendere delle decisioni, in modo che tutti quanti siano d'accordo sulle, sulle scelte da, da prendere per avere il progetto il migliore possibile. E la tua prima esperienza professionale? No, ho fatto dei tirocini informativi all'interno di studi di architettura. e Quando sono stato chiamato, stavo iniziando a lavorare in Spagna perché ho vinto un bando lì. Hai e preferito quindi... Teramo? Sì, perché è un'ottima un opportunità lavorativa perché abbiamo un progetto appunto molto importante. Poi, anche perché è la mia città e non volevo perdere l'occasione. Ho fatto altre esperienze di stage sempre in studi di architettura? Però questa è l'esperienza un po' più impegnativa, diciamo, più una scommessa. Ma quanto è importante questa esperienza professionale per voi? È importantissimo, eh, ci permette di conoscere, incontrare eh, tutti, anzi con la collaborazione con Enea, quindi ci permette di lavorare con professionisti di, di primo livello. Quattro mesi di lavoro per questi giovani professionisti è la prima grande esperienza professionale che li proietta in Europa un'intuizione quella dell'azzurro di Teramo che si spera possa ripetersi